Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Dalle parole di Papa Francesco. Sempre, anche oggi, la tentazione è quella di voler seguire un Cristo senza croce, anzi, di insegnare a Dio la strada giusta, come Pietro. No, no, Signore, questo no, non accadrà mai. Ma Gesù ci ricorda che la sua via è la via dell'amore, e non c'è vero amore senza il sacrificio di sé. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma ad essere sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cristiani di camminare controcorrente e in salita. Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una grande sapienza sempre valida, perché sfidano la mentalità e i comportamenti egocentrici. Egli esorta: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. In questo paradosso è contenuta la regola d'oro che Dio ha iscritto nella natura umana creata in Cristo, la regola che solo l'amore dà senso e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, le proprie energie, il proprio tempo solo per salvare, custodire e realizzare se stessi conduce in realtà a perdersi, ossia a una esistenza triste e sterile. Invece viviamo per il Signore e impostiamo la nostra vita sull'amore, come ha fatto Gesù. Potremo assaporare la gioia autentica e la nostra vita non sarà sterile, sarà feconda. Vi auguro una buona e santa domenica. Dio vi benedica.